siamo al Teatro Sociale di Como, a chiusura quasi della... Lo spettacolo è stato un successo strepitoso, infatti ci ha visto protagonisti a Milano con 47.250 spettatori in 27 repliche. Questo successo continua anche in provincia, dove abbiamo tutti i teatri esauriti già per le prossime date che verranno, augurandoci che un altro anno sarà ancora meglio. Grazie, arrivederci. Pronti, via. Aspetta che mi guardo allo specchio un momentino, sì, hai ragione, qualche ruga in più c'è. C'è, ma fa niente, ma le rughe fanno anche bravura, vero? Ne abbiamo ancora, però bellissima, bellissima. Ci siamo divertiti, ci divertiamo ancora e speriamo che possiate divertirvi anche voi. Veniteci a vedere. Ah, la tournée quest'anno è andata molto bene. Mi spiace che tante volte finisce lo spettacolo che io sono un po' giù di voce. Speriamo che stasera ce l'abbia su, perché c'è la televisione. È un onore per me, non sono pratico stare in televisione. Ciao a tutti. Giuseppe Parini, che è cofondatore della Compagnia dei Legnanesi, che recita dal 1949. All'oratorio di Legnanello, che la chiamavano la Compagnia di San Genesio. Dopo è diventata la Compagnia dei Legnanesi. Quella che ti stavi dicendo tu, che doveva durare una serata sola, invece purtroppo per me sono 53 anni, vai 54. 53 anni però, 53 anni di verve, di allegria, di umorismo. Certo, io mi sono divertito, tanto è vero che voi tirate giù adesso, mi sembra di avere 17 anni, lui 18, io 17. comunque per me il teatro è tutto, è la vita, la vita. Via teatro... perdo un po' di vita. Io faccio la parte di questa ragazza americana, la Mabi, la figlia della grandissima Mabilia, quindi sorpresa ne combinerò di tutti i colori, con la determinazione, il carattere tipico dell'americana, un po' brillante, showgirl, eccomi. Qui abbiamo la Mistica, un personaggio emergente, eccola. Ciao a tutti, sono contento di fare parte di questa grandiosa compagnia e di poter lavorare insieme a un grande personaggio, che è la Carmela Terona, che è qui con me. Io dal 94 faccio parte di questa famiglia e sono felicissimo e contentissimo. Guarda, io sono calabrese originario, quindi più originale di me come Terona non ne trovano più. Sempre al trucco, ecco Danilo Parini, nella parte del Pompeo, il marito della Maria. Cosa devo dire, Alvaro? Hai fatto un grandissimo spettacolo, bellissimo. Spettacolo proprio, spettacolo dei Legnanesi. Su che menù la sosta giù. Bello veramente. Auguri in bocca al lupo. Crepi il lupo, Alvaro, per la prossima stagione. Certamente, certamente. Vi presentiamo ora il cast del balletto dei Legnanesi. Augusto. Massimo. Enea. Willy. Tony. Lorenzo. Michele. Emanuele. Francesco. Questi sono i ragazzi del balletto, ne mancano altri che si stanno ancora truccando e sono al trucco. Sono ragazzi bravissimi, perché seguire la Compagnia dei Legnanesi non è facile. Ogni sera prove, 3 mesi di prove, per arrivare poi al debutto di Milano, che è sempre col batticuore. Questi ragazzi sono tutti diretti coreograficamente da Luigi Sironi, una ex étoile della Scala, che adesso andremo a conoscere. L'esperienza con i ragazzi del balletto dei Legnanesi, un commento. Beh, io li trovo splendidi. Tu sai che nessuno ha fatto danza classica, eppure in 2 o 3 mesi li sistemo, li metto in piedi. Il collante dei Legnanesi con la Video Crown è Resini. Giacomo Resini. Giacomo Resini, eccolo. Allora, Giacomo Resini, vi auguro buon divertimento nel vedere queste immagini stupende che sicuramente andranno per tanti anni nelle vostre case e sarà un grande ricordo che io vi offro. Buonasera, buon divertimento a tutti. Sarebbe come aver le favole in città. Non ti aspettar che la fortuna ti sorriderà. Cogli il momento e la tua vita cambierà. Bello è viaggiare, sul tram dei sogni puoi fantasticar. Passar veloce come una stella che al mattino sparirà.
resta il ricordo degli attimi che non...